Si è parlato anche di karate adattato nel corso di aggiornamento obbligatorio, teorico, pratico, sulle metodologie integrative alla riabilitazione. Gli incontri si sono tenuti all'ASP Fossombroni, in Piaggetta Faenzia ad Arezzo, con il contributo di medici specialisti, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, audiometristi, tecnici di neurofisiopatologia, infermieri, operatori sanitari, ed è stata anche portata la grande esperienza avuta fin qui proprio nel settore da Ombu Dojo. E abbiamo sviluppato questo progetto ormai dal 2010-2011, abbiamo avuto molti riconoscimenti anche in ambito nazionale. Adesso stiamo facendo un salto di qualità, diciamo, dalla parte prettamente amatoriale con cui abbiamo sviluppato il progetto. Ci stiamo portando in un contesto medico-scientifico grazie all'ASL di Arezzo, che si è resa disponibile con questo convegno a darci spazio per poter illustrare nel dettaglio in cosa consiste il CADA, il karate adattato a diversamente abili. A breve partirà un'ulteriore sperimentazione che lavorerà in cieco con l'ASL di Arezzo, e quindi avremo possibilità di confermare e confortarci sui dati che riusciamo a produrre con i nostri programmi didattici. Il karate adattato, come dice il nome, è un adattamento del karate per bambini con difficoltà, quindi disabilità motorie, disabilità comportamentali, problemi di regolazione del comportamento e delle emozioni. Il karate, soprattutto nei bambini con disturbo attenzione per attività, va a lavorare su alcune competenze che in questi bambini sono deficitarie, in particolare l'autoregolazione comportamentale, quindi il controllo dell'aggressività e dell'impulsività, l'aumento dei tempi di attenzione e di concentrazione e l'autoregolazione emotiva, cioè la gestione della rabbia.